Benvenuti anche quest'anno alla rassegna annuale dei disegni che ho fatto durante il 2020, in questo caso. Questa è tutta la collezione dei disegni che ho fatto e non è in nessun ordine specifico. Probabilmente qualcuno dei disegni sarà messo insieme per tipologia, però sono completamente, praticamente casuali, non sono neanche in ordine cronologico. Questo proprio perché non voglio dargli nessun carattere di ordinamento. Questo è un video che faccio soprattutto per me stesso, per mostrare a me stesso i progressi o i cambiamenti durante gli anni. Ho fatto quello del 2019, che potete trovare in descrizione, dove effettivamente ho notato già delle differenze notevoli. Comunque, iniziamo da questo. Queste sono delle linee. Mi piace sempre comunque fare disegni di questo tipo perché sono estremamente rilassanti per me. Forse questo è uno dei motivi principali per cui disegno innanzitutto. Perché appunto mi piace rilassarmi, fare questi pattern continuativi. Questo è un disegno di un tentativo di colorare con le matite. Colorare con le matite, così come vedrete nei successivi disegni, è una cosa che mi piace, ma non mi riesce un granché, diciamo. Questo qua è un Dante Alighieri, non è fatto ovviamente dal vero, questo è ricalcato. Questo fa parte di una serie di disegni che ho voluto ricalcare da fotografie. Ho preso una di queste board, una di queste lavagne luminose in cui appunto metti sopra il disegno, sopra la fotografia, ricalchi e poi fai lo shading, lo fai a mano. Quindi nella seconda pagina ci sono dei limoni o qualcosa del genere, insomma, anche questi sono pattern ricorrenti, interessanti. Questo è un altro di quelli appunto che ho fatto ricalcando. Bellino, mi piace, però appunto a parte diciamo le prime esperienze dove appunto dicevi oh ma che carino, che idea interessante, poi alla fine però ti rendi conto che stai ricalcando, per cui così come questo appunto bello, per carità, di sicuro fa un bell'effetto, però alla fine sempre ricalcare la parte creativa. Questo è un altro, questo credo sia Firenze. E anche questo è Firenze. Questo però non è ricalcato. Questo qua ho tentato di farlo, diciamo, ad occhio. E insomma, si vede anche un po' la prospettiva, un po' a caso. E i colori, ovviamente, completamente sbagliati perché sono un po' un cane con gli acquarelli. Questo è un acquarello con del pennarello nero. Non mi dispiace. Questa è un bel pattern. Un po' di tipografia. Questo è un pattern molto carino, mi sembra, mi piace abbastanza. Si vede che è fatto con l'inchiostro, credo. Sì, questo è fatto con il rotring, molto probabilmente. Ecco, è un altro di quelli che posso chiamare la serie messicana. Quelli che sembrano un po' simbologie azzeche o qualcosa di questo tipo, peruviane, non si sa bene. No. Questa è una tecnica che ho cercato di usare in molti disegni. Praticamente prendo della sanguigna, la disegno, passo la sanguigna su una specifica parte del disegno, del canvas. E poi utilizzando semplicemente un pezzo di carta ce la passo sopra di modo che la sanguigna entri completamente, tipo uno come si chiamano? Tipo uno di quelli che si usano per sfumare, tipo uno sfumino, ma invece utilizzato sulla sanguigna. E secondo me fa un effetto molto interessante. La texture è veramente. Veramente interessante, non so quanto si possa vedere. E poi si presta a disegnarci sopra tranquillamente.
Questo è un altro esempio, per esempio, ci sono dei strani pallozzi. Questo è un altro ancora. Questa è una delle serie delle formiche. Le formiche, questo è febbraio. Questa probabilmente è la prima serie delle formiche. Anche qui ho fatto, come dicevo prima, questa soluzione di utilizzare la sanguigna qui in maniera completa e poi cancellata. Per cui cancellandola comunque, una volta che è stata sfumata, cancellandola comunque rimane abbastanza nota, no, che si nota ancora bene. E qui mi sono divertito appunto a fare questa cosa con le formiche, che ne ho fatti diversi. Questo è un altro, per esempio, un altro delle mie formichine carine. Mandala, la serie dei mandala, non mi fanno impazzire in generale mandala. Anche questo trova un po' il tempo, lascia un po' il tempo che trova. Questo è un altro simpatico. Qua ci sono dei mostriciattoli. Non so quanto si possa mettere a fuoco, però. Qui tentativo di lavorare con. Qui c'è un misto di tutto. Qui ci sono degli acquarelli. La carta è da acquarelli, per cui sono. Acquarelli con poi rotring, credo, e poi ci sono addirittura dei, non lo so, probabilmente questo qua, questo chiaroscuro è dato da un pennarello poi successivamente. Questo è un po' quello che è. Questo altri pattern, ma non sono particolarmente interessanti. Niente di che, anche questo di marzo. Questo mi sarebbe piaciuto probabilmente continuarla perché dà l'idea del tridimensional, la tridimensionalità qua, però poi boh, mi sono arreso abbastanza la svelta. Questo l'ho fatto dopo aver visto un tutorial su internet su come fare delle sorta di onde con l'acquarelli, però appunto non è che è venuto. Questo è recentissimo. Qui ho comprato delle tempere, che appunto è il gouache, che non sapevo neanche che la traduzione italiana fosse tempera. Qui ho fatto semplicemente del bianco perché volevo utilizzare appunto uno sfondo bianco. Diciamo che il problema di quest'anno in generale è stato quello di capire come fare gli sfondi ai disegni. Non riesco proprio a capire, questo è proprio un limite della mia creatività, diciamo così, o è semplicemente il fatto che, insomma, sono ancora abbastanza giovane da un punto di vista artistico, per cui gli sfondi per me sono un mistero. E in questo caso, per esempio, avevo voglia proprio di fare uno sfondo che risaltasse sul il canvas grigio, per cui ovviamente lo fai bianco, poi ci fai sopra delle figure così, però insomma. Un altro mandala, un tentativo mandala di farlo un po' più grande, però alla fine, come vedete, è carino perché sono molto molto fitti. Però come dicevo appunto il discorso del background degli sfondi prima, un minuto fa, anche qui bello bellino, carino, però poi alla fine vedi il bianco dietro e mi lascia un po' perplesso, insomma. Questo mi è piaciuto abbastanza farlo. Credo che il primo tentativo fosse su un aereo, probabilmente l'ultimo aereo del 2020, l'ultimo aereo che ho preso quasi un anno fa a questo punto, e poi l'ho rifatto, diciamo, su un A4. Carino, questa è un'idea, anche questa originale, pensata da me, diciamo, no, questa non l'ho copiata da nessuna parte. A meno che appunto qualcuno non lo sappia e io non lo so. Queste sono semplicemente parole italiane. Non so quanto il fuoco possa arrivare a vederle, però. Queste sono tutto semplicemente una serie di parole italiane, una accanto all'altra, nessunissimo significato. Però ecco, mi sono divertito un sacco a farlo, sì. Questo niente di speciale. Questo mi era venuto molto bellino in bianco e nero, poi l'ho colorato e no, diciamo che non è che sia proprio così interessante. Questo è un altro che insomma non ha molto cuore,
cuore, si vedono quelli che non hanno cuore. Questo è finito proprio perché dovevo finirlo, però no, non è interessante. Questo invece ha cuore, questo invece si vede proprio che l'impegno che ci ho messo a farlo. Mi piace un sacco, per esempio, lavorare con le matite, anche perché, come si può intravedere, le matite lasciano questa lucida, questo lucido sopra i disegni, che gli dà un certo non so che. Ci sono un po' di pallozze. Qui ho iniziato, qui probabilmente questo è stato il primo in cui ho iniziato a fare il tratteggio. Perché, come dicevo, questo è l'anno dei problemi con gli sfondi, ma è anche l'anno in cui ho cominciato a fare i tratteggi, il cross hatching. Questo è completamente sbagliato, ovviamente, però è stato uno dei primi esperimenti. Questo lo metterei tra gli highlight del 2020, nel senso che è proprio belloccio, mi piace proprio, è consistente, fatto bene, c'è pure la formichina che fa ridere. sì, ha ricevuto anche parecchi consensi, è molto bello. Questo l'ho un po' rovinato, insistendo non avendo neanche chiaro benissimo cosa fare con la sanguigna, però appunto anche questo è uno degli alcuni in cui ho tentato di fare il cross-hatching, e come vedo appunto da qui siamo ancora molto molto lontani da fare qualcosa di almeno decente dal punto di vista del hatching. Questo è un altro che cui ho fatto un po' di hatching, però mi è piaciuto, è abbastanza divertente. Ci sono dei mostrini. Questo è un altro giochino. Questo è un giochino sempre con le formiche, tantissime formiche che cercano disperatamente di uscire da questo quadrato. E ho utilizzato la stilografica rossa. E anche questo è un tema ricorrente di questo anno, per cui sbaglio del background, cross-hatching e definitivamente. Utilizzo continuo della stilografica, perché nel 2019 la stilografica non avevo proprio un interesse a utilizzarla, non capivo neanche benissimo per quale motivo si dovesse utilizzare, in quanto i pennarelli erano così belli, però alla fine scopri che i pennarelli non sono proprio neri. Se vuoi utilizzare il nero, devi utilizzare la stilografica e l'inchiostro, ed effettivamente poi mi sono divertito un sacco successivamente. Questo è tipo non lo so, alieno, un linguaggio alieno di qualche tipo, non niente di. Questo ce ne sono due o tre di questa tipologia qua, dove appunto su un cartone nero, un cartoncino nero, ho fatto dei disegni un po' così astratti, africano, tribali, con l'uniposca. La cosa interessante di questi disegni è una sorta di tridimensionalità, dato qui dai livelli, da molteplici livelli di Uniposca colorato sopra, e il bianco anche interessante. Questo è un esperimento che ho fatto con i colori, con il dorato. Infatti, se si vede le luci, rende un po' questo, che può essere interessante. Questo è carino, sembrava più interessante di quello che in effetti è, non è un granché. Questo cross-hatching, quando ho iniziato a capirci un po' di più, infatti qua un po' di senso di tridimensionalità comunque viene reso, è interessante direi. Questo non è niente di che. Questo qua è carino, però lo devo rifare perché mi sembra che sia un po' non troppo ben definito, però come vedete qua il background ha una sua importanza, perché altrimenti il bianco sul bianco sarebbe stato veramente no, non sarebbe stato assolutamente interessante. Comunque, tridimensionalità, molto carina questa idea. Questo qua mi sembrava molto più bello di quello che alla fine è diventato, doveva essere un'onda di libri, però poi
Questo è un altro di quelli che dicevo prima, fatti con gli Uniposca. Un altro con gli Uniposca, probabilmente questo è il più interessante. C'è questo blu bellissimo che ha tantissimo contrasto sul nero. Purtroppo gli Uniposca, anche se sono appunto Uniposca per quella qualità e quella è buona, comunque è veramente difficile che fare un colore opaco su cui poi magari faccio anche altre cose. Questo è un recente lavoretto fatto con i colori a matita, colori a matita che anche quest'anno ho cercato di usare abbastanza. Questo è definitivamente rovinato. Questo era una cosa abbastanza simpatica, molto, molto piccola, anche molto rifinita. Dove avevo utilizzato dei colori, però poi per qualche motivo ho voluto metterci sopra la sanguigna, insomma, alla fine è venuto un pastone. Prima mano della serie delle mani, quest'anno è stata la serie delle mani. Ne ho fatte diverse di queste mani. Questo credo sia la seconda. Questa è anche la prima mano o il primo disegno che ho plastificato. L'idea della plastificazione è molto bella in teoria, ma in pratica non lo so, forse gli toglie un po' di profondità, nel senso che poi diventa una cosa di plastica che devi anche se la fai vedere, devi anche spiegare che in realtà questo è un disegno, perché altrimenti sembrerebbe veramente un qualche tipo di stampa su plastica. Altra mano. Questa ovviamente è sempre la mia mano. Questo è un classico geometrico fatto più per passare il tempo che per altro. Niente di speciale. Questo mi interessava per una questione di utilizzare appunto il bianco per dare un po' una tridimensionalità a questo animaletto. Però si vede anche il riflesso della luce sul plastificato, non lo so, non so se avrò voglia di continuare a utilizzarlo il plastificato. Questo mi piace tantissimo, perché è nato così un po' per gioco, iniziando un po' dall'inizio e poi muovendosi verso l'esterno, e poi ha preso questa identità floreale, complessa. Adesso ci sto provando ad applicare un po' di chiaroscuro qua, ma è molto carino. Il problema, ancora una volta, è il colore dello sfondo, cioè nel senso, per dare ancora più contrasto a una cosa di questo tipo, o si aggiunge profondità facendo del cross-hatching o qualcosa del tipo su queste foglie bianche, altrimenti queste foglie bianche sembrano proprio che siano trasparenti sopra il background bianco e effettivamente l'impatto non è dei più, cioè è bello, è carino, però non sembra non finito. Questa mi piace abbastanza, devo dire. Questa è ovviamente nata dopo, successivamente a questo, subito dopo aver fatto quello ho pensato, ma qui ci devo fare una mano e questo è quanto è venuto fuori, credo sia molto interessante. E questo è l'ultimo fatto. Questo stavamo camminando per la strada e ho visto una pubblicità simile con delle lettere molto più grandi e per cui niente, ho voluto provare a fare la stessa utilizzando questo bel giallo del pennarello. E poi come sfondo, ancora una volta col problema dello sfondo che non aveva abbastanza contrasto, ho utilizzato del corsivo per fare uno sfondo che andasse in maniera ortogonale alle linee orizzontali che si vedono qua. E anche questo, sì, questo mi è piaciuto un sacco. Per cui questi sono tutti i disegni del 2020. Spero che qualcuno di questi vi sia piaciuto e soprattutto spero, e parlo al mio futuro me stesso, che per il 2021 di
continuare a migliorare, cercare di fare ancora qualcosa un pochino ancora più interessante, meno, probabilmente cercare anche meno di sperimentare, ma consolidare quello che già so in maniera da creare qualcosa che possa essere un'espressione e non semplicemente qualcosa di interessante. Ho anche tentato di fare qualcosa dal vero, un paio di ritratti, ma il tratto e la familiarità e la naturalezza dei ritratti o dai disegni dal vivo è ancora veramente tragica. È ancora veramente tragica. Va bene, grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.